Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come accedere a Betaflight e aggiornare il firmware del Flight Controller senza la porta USB. Dopo un crash o per altri motivi può capitare di danneggiare la porta USB del Flight Controller e renderla inutilizzabile. Senza la porta USB non abbiamo accesso al Betaflight Configurator, quindi non possiamo fare nessuna configurazione, così come non possiamo neanche aggiornare il firmware. A seconda del tipo di flight controller abbiamo due casi, oggi li vediamo entrambi. Il primo caso è quello dei flight controller che hanno bisogno dei driver CP210. Questi sono i flight controller più vecchi come l'SP Racing F3, la NAS32 e tanti altri di quel periodo. Questi flight controller hanno in condivisione la porta USB con la porta UART1 ed è per questo motivo che nella porta UART1 non possiamo collegare nessuna periferica. Per accedere a Betaflight con questo tipo di flight controller è necessario un adattatore FTDI. Se dovete acquistarlo trovate il link in descrizione. A questo punto non ci rimane altro che individuare la porta UART1 del flight controller e saldare 4 cavetti che andranno collegati all'adattatore. Per convenzione saldiamo un cavetto nero nel negativo, uno rosso nel positivo e scegliamo altri due colori per il TX e l'RX. Una volta saldati i cavi, individuiamo i pin GND, VCC, TX e RX nel programmatore, che vi ricordo andrà settato a 5V. Colleghiamo il negativo con il GND, il positivo col VCC e ora dobbiamo prestare attenzione perché dobbiamo collegare TX e RX invertiti. Quindi colleghiamo il TX del flight controller con l'RX del programmatore e l'RX del flight controller con il TX del programmatore. A questo punto abbiamo finito, possiamo collegare il cavo USB e abbiamo pieno accesso a Betaflight. Possiamo fare tutte le configurazioni o se vogliamo possiamo anche flashare un nuovo firmware. Il secondo caso è quello dei flight controller che usano la Virtual COM port. Si tratta dei flight controller più moderni e grazie alla Virtual COM port non viene sprecata nessuna porta UART per la connessione col PC. In questo caso però, non avendo una porta UART associata alla USB, non abbiamo più accesso alla versione di Betaflight installata. Possiamo quindi decidere di lasciare il flight controller così com'è e continuare a usarlo senza più aggiornarlo o modificare le impostazioni. Altrimenti, se avete tanta pazienza, potete compilare una versione del firmware del vostro flight controller con la porta USB attivata nella UART 1. In questo caso, oltre alla pazienza, che come abbiamo detto deve essere tanta, ci servirà anche un programmatore ST-Link V2 ed una serie di software che andremo a scaricare e installare. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. L'operazione non richiede particolari conoscenze informatiche, tuttavia è necessaria una buona dimestichezza con l'uso del PC. Per riuscire nell'operazione è fondamentale seguire passo passo e attentamente il video guardandolo più volte nel caso qualcosa non sia chiaro. Iniziamo a scaricare il codice sorgente di Betaflight aprendo il link che trovate in descrizione. In questa pagina sono presenti tutti i target dei flight controller supportati, comunque questi file non vanno bene. L'importante è ricordarsi il nome del target del nostro flight controller, ci servirà in seguito. Una volta arrivati alla fine di questo elenco, scarichiamo il file source code zip. Una volta completato il download, estraiamo la cartella. La cartella è chiamata Betaflight più il numero di versione. Noi dobbiamo rinominare il file in modo che rimanga solo la parola Betaflight. Adesso spostiamo la cartella e la posizioniamo all'interno della cartella profilo utente Windows che stiamo usando. La prossima operazione da fare, quella più difficile, è compilare una versione di Betaflight specifica per il nostro flight controller partendo dal codice sorgente. Per prima cosa scarichiamo e installiamo il software Docker Toolbox cliccando il link che trovate in descrizione. Questo programma richiede una versione di Windows 7 a 64 bit o superiore.
Il processore deve essere in grado di supportare la virtualizzazione e questa opzione deve essere attivata via BIOS. Una volta completato il download, clicchiamo l'eseguibile, clicchiamo sempre Next e infine Installa. Una volta terminato, clicchiamo Finish e avviamo il programma cliccando questo collegamento che ci ha creato in fase di installazione. Al primo avvio avremo questa schermata per diversi minuti perché il software deve scaricare alcuni file. Arrivati a questa schermata, siamo pronti per compilare il firmware. Scarichiamo il file di testo con il comando da inserire nel compilatore. Il link è sempre in descrizione. Una volta scaricato il file di testo, dobbiamo editarlo sostituendo la prima serie di X con il target del nostro flight controller. Dobbiamo scegliere lo stesso nome che compare quando facciamo l'aggiornamento firmware su Betaflight. Ricordiamoci di scriverlo tutto maiuscolo. Se avete dei dubbi sul nome, consultate il manuale o il sito internet del vostro flight controller. La seconda serie di X, invece, va sostituita col nostro nome profilo utente Windows attivo in questo momento. Mi raccomando di cancellare solo le X e non cancellate né le virgolette né gli slash. Quindi adesso scrivo il target del mio flight controller, Omnibus F4 SD, e il mio nome utente, Mirko. Salviamo, copiamo il comando e chiudiamo. Ora incolliamo il comando nel compilatore. Clicchiamo il tasto destro oppure Ctrl+V, quindi premiamo Enter. Inizierà la compilazione del firmware. Anche questa volta dovremo aspettare diversi minuti perché il sistema deve scaricare dei file da internet. Una volta terminato il processo, il firmware è pronto e lo troviamo all'interno della cartella utente Betaflight Obj. Ricordiamoci il percorso perché ci servirà dopo. Una volta compilato il firmware, è il momento di flasharlo nel flight controller. Per questa operazione ci servirà un programmatore ST-Link V2. Nel programmatore useremo questa serie di pin qua sotto ed in particolare ci serviranno i pin SVCLK, SVDO, GND e 3.3V. Ogni flight controller ha questi pad chiamati in modo diverso ma sempre simile tra loro. Per l'SVCLK possiamo trovare CLK, SVC, Clock, Solo C o simili. Per l'SVDO possiamo trovare DIO, SVD, IO, Solo D o simili. Il GND solitamente è contrassegnato con GND. Per il 3.3V possiamo trovare 3V, 3.3V, 3V3 o simili. Questi quattro pad di solito sono sistemati vicini per rendere agevole la fase di flash. Qui possiamo notare nel dettaglio una Betaflight F3 e qui la Omnibus F4 che utilizzeremo in questo test. Una volta saldati i fili nei pad del flight controller, siamo pronti per collegarli ai pin corrispondenti del programmatore. Ora scarichiamo e installiamo il software del programmatore ST-Link V2. Si tratta dei driver e dell'utility per flashare il firmware. Trovate sempre il link in descrizione. Avviamo l'utility e colleghiamo il programmatore. Clicchiamo su Connect e la prima cosa da fare è cancellare il chip. Quindi clicchiamo su Erase e diamo OK. Adesso dobbiamo caricare il firmware che abbiamo compilato prima. Clicchiamo su Program Verify e cerchiamo il percorso dove è salvato il file X. Di default era nome utente Betaflight Obj. Quindi lo selezioniamo, lasciamo la schermata così e clicchiamo Start. Una volta completato il flash abbiamo finito. Clicchiamo su Disconnetti e scolleghiamo il programmatore.
Adesso abbiamo il nostro Flight Controller con l'ultima versione di Betaflight disponibile e con la porta USB attivata nella UART 1. Da qui in poi i passaggi sono gli stessi dei Flight Controller con chip CP210 che abbiamo visto all'inizio del video. Non ci rimane altro che rimuovere i fili dai pad per il flash e saldarli sulla porta UART 1 per collegarli all'adattatore FTDI. Colleghiamo i quattro cavi usando il nero per la terra, il rosso per i 5V e gli altri due colori per il TX e l'RX. Quindi colleghiamo il negativo con il GND, il positivo col VCC e stiamo attenti perché anche in questo caso dobbiamo collegare TX e RX invertiti. Quindi colleghiamo il TX del Flight Controller con l'RX del programmatore e l'RX del Flight Controller con il TX del programmatore. A questo punto abbiamo finito, possiamo collegare il cavo USB e abbiamo pieno accesso a Betaflight. Infatti, grazie al firmware che abbiamo installato, la porta USB è associata alla porta UART 1. Visto che abbiamo installato un nuovo firmware, dobbiamo effettuare da zero tutte le configurazioni. Questo era il mio tutorial su come utilizzare i Flight Controller senza la porta USB. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.